Amici di Arte, buongiorno da Salvatore del Tronto, e giustamente quest'oggi stiamo parlando di quello che la Riviera sta ottenendo in questi ultimi giorni. Per l'occasione abbiamo chiamato l'assessore Andrea Traini, che è stato, diciamo, l'artefice della consegna che c'è stata sia a Sirolo per la bandiera blu fine settimana scorso, e di conseguenza ad Alba Adriatica la bandiera verde. E abbiamo qui l'assessore Andrea Traini. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Allora, raccontaci questo ennesimo, diciamo, successo per San Benedetto e non solo. Allora, San Benedetto da anni riceve dei riconoscimenti che sono assolutamente, secondo me, chiaramente qua l'amministratore, dovuti ad una città bella ed accogliente come la nostra. E soprattutto quest'anno, alla luce, insomma, delle evidenti emergenze e difficoltà che ci sono state e che ci sono ancora, questo è un messaggio veramente bello di rilancio e di ripartenza pura, nel senso che comunque tutti ci credono, gli stabilimenti balneari, ci credono gli alberghi, ci credono tutte le altre attività ricettive, e in primis l'amministrazione comunale insieme ai cittadini. Il riconoscimento della bandiera blu anche per il 2020 c'è stata. Come hanno detto molti interlocutori, anche nelle varie riunioni che ci sono state, ottenere la bandiera blu non è nulla di automatico, non è perché si è ottenuta l'anno prima automaticamente si prende l'anno dopo, non è così. Bisogna ogni anno alzare l'asticella per poter avere tutti quei parametri. Il livello di credibilità. Assolutamente, anche perché la FEE, cioè la federazione che poi segue e dà questo riconoscimento per mezzo del professor Mazza, è chiaro che ogni anno chiede qualcosa di più, non solo a livello di qualità delle acque, ma a livello di servizi, a livello di gestione dei rifiuti, a livello di tante situazioni che devono essere sempre all'avanguardia e al passo con i tempi. Quindi San Benedetto lo è, fortunatamente abbiamo trovato già un terreno fertile quando ci siamo insediati, però lo abbiamo anche migliorato. Basti pensare che soltanto nell'ambito della certificazione, l'ente di San Benedetto è certificato ISO 14001, però stiamo già lavorando per la certificazione EMAS, che è la certificazione ambientale massima, e tutto l'ufficio e i funzionari lo stanno facendo in maniera pronta e attenta, perché vorremmo entro fine mandato arrivare, speriamo, a questo grande risultato. Anche perché, come ho già detto in altre occasioni, c'è sempre più, soprattutto su internet, la cosiddetta brand reputation, cioè ormai si fa riferimento ad un nome, ad un marchio, e poi il turista sempre più spesso va su internet a verificare questo marchio, questa città, questa località, quali sono le caratteristiche, se è un ente certificato, se non lo è, se ha dei riconoscimenti con la bandiera blu o ad esempio la bandiera verde, perché sabato mattina ad Alba Adriatica abbiamo preso anche la bandiera verde. Cos'è la bandiera verde? La bandiera verde è sostanzialmente il riconoscimento che i pediatri italiani danno alla località per tutte quelle spiagge che sono a misura di famiglie e soprattutto di bambini. E quindi fondo sabbioso, fondo non particolarmente alto, attrezzature vicine, tutti i servizi, quindi tutta una serie di riconoscimenti che anche quest'anno sono stati appunto dati al Comune di San Benedetto del Tronto e quindi alla sua località. Quest'anno, tra l'altro, fa piacere anche che nell'ambito della cosiddetta Riviera delle Palme, San Benedetto, Grottamare e Cupra Marittima sia stata inserita nel cosiddetto circuito delle bandiere verdi, perché quest'anno c'è stato il primo riconoscimento anche per questa bella località, e proprio oggi pomeriggio alle 17 ci incontriamo noi della Riviera delle Palme insieme al professor Farnitali, insomma, per celebrare ancora di più questo lieto evento. Quindi tutta la Riviera delle Palme, in particolar modo San Benedetto del Tronto, è sempre sul pezzo. Questo ci fa piacere, anche perché, ripeto, non c'è mai nulla di scontato, soprattutto in questo periodo. Ma adesso, ripeto, i riconoscimenti danno anche lo sprono affinché che si possa fare di più, si possa fare meglio, e quindi già stiamo lavorando per il prossimo anno affinché questi vessilli possano essere, insomma, sempre esposti in maniera orgogliosa per tutti i cittadini sanbenedettesi. Più che altro, aggiungo Andrea, prima del saluto, per chiudere in bellezza, diciamo, questa esperienza come amministrazione comunale. Beh sì, sicuramente questo è l'ultimo anno di mandato. Oggettivamente, come per tutte le amministrazioni, l'ultimo anno è quello dove uno vorrebbe anche lasciare un buon ricordo per tante situazioni, per tanti progetti che magari qualcosa va in porto, qualcosa rimane in cantiere, ma si gettano le basi affinché in maniera lungimirante si possa lavorare in quella direzione. Però purtroppo sappiamo tutti quello che è successo. Ci siamo insediati nel 2016, c'è stato purtroppo il terremoto, stiamo adesso andando avanti con l'emergenza coronavirus. Non sono giustificanti, però è chiaro che questi incidono in maniera particolare sia sull'apparato amministrativo a livello lavorativo, basti pensare allo smart working e ad altre situazioni particolari, ma anche a livello di risorse di bilancio, perché sostanzialmente molti introiti si sono ridotti o comunque sono stati differiti, e questo incide anche inevitabilmente su quella che è l'attività gestionale ordinaria, ma anche per i progetti che uno ha pianificato e che in ogni caso vorremmo
portare avanti. Quindi, come si suol dire, ad maiora, ma siamo sicuri che il 2020-2021 sarà sicuramente di un altro passo. Quindi ci faremo trovare pronti anche per il prossimo anno. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a voi, sempre un piacere. Grazie. Quando...